Essere un tassista è dura, non tanto per gli orari di lavoro sfiancanti, al contrario degli Uber loro fanno una vita lavorativa diversa e pagata meno, ma più che altro per le persone che incontrano. Ogni giorno hanno a che fare con i soliti clienti e in più del tutto sconosciuti alcuni. Ed è proprio da lì che a volte nascono i peggio problemi. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo piena di sorprese sorpresose. Come sempre, se siete seduti o sdraiati o che ne so, una mezza via, quindi se sdraiati partiamo. Siamo a Mosca, un paese abbastanza affollato e visitato da tantissime persone ogni anno. Beh, magari quest'anno no. Ma comunque i tassisti sono davvero una marea. Uno di questi è John, di origini inglesi, un viaggiatore che ha visitato varie parti del mondo e ogni volta è in qualche modo riuscito a procurarsi i soldi necessari facendo vari lavori. Il 2017 era il suo anno in Russia. Voleva vedere il paese e per farlo si era fatto aiutare da un amico trovando lavoro come tassista. Non era la sua macchina, ma la guidava volentieri per racimolare soldi ogni giorno e tenerli da parte per il prossimo viaggio. È sempre stato di buon cuore e non si è mai comportato male con qualche cliente, anche se a volte entravano anche soggetti poco raccomandabili nel suo taxi. Ma un giorno era arrivato davvero al limite. Gli era arrivata una richiesta sullo smartphone. Un cliente di una farmacia locale doveva tornare a casa. Era un giovedì sera poco trafficato, quindi anche se doveva finire, aveva deciso di andare a prenderla. Era una donna, non voleva ignorare qualcuno che aveva bisogno di lui. Anche se, come detto, il suo turno era finito e poteva benissimo ignorare. Stava chiudendo la porta prima di uscire con la chiave ed era salita in macchina con il suo smartphone in mano. Non sembrava una in vena di conversazioni, ma in effetti John preferiva evitare. Voleva solo tornare a casa il prima possibile e farsi una bella mangiata. Il tragitto era corto, circa 2 chilometri. Poteva anche farsela a piedi, ma la donna ha preferito non rischiare perché la notte può succedere di tutto. Il costo totale sarebbe stato di circa 170 rubli, tipo 2 euro in Italia. I problemi sono arrivati dopo. Questa donna non soltanto non sembrava amichevole, ma era anche un po' arrogante. Giunti a destinazione, l'uomo aveva chiesto i suoi soldi, ma lei aveva solo una banconota da 5.000 rubli. Una cifra esagerata. John non aveva il cambio da darle, oggi era stata una giornata davvero magra. Non poteva darle il resto di 4.800 rubli. Chiese quindi se aveva taglie più piccole, ma lei subito con un tono cattivo aveva risposto di no. Non era nemmeno tanto collaborativa. In realtà sembrava avere il portafoglio pieno di banconote e con la coda dell'occhio John l'aveva notato, ma per non sembrare invadente ha lasciato perdere. Alla fine un ultimo lavoretto da pochi minuti era durato ben 40. 40 minuti in cui ha fatto avanti e indietro per trovare un negozio aperto 24 ore, dove chiedere un cambio. La sera tarda non ci sono tante persone in giro dopo tutto. Ma alla fine in qualche modo aveva trovato le banconote giuste. E la donna, senza nemmeno ringraziare, gli aveva detto: «Mi hai fatto perdere tantissimo tempo, dovrei riferirlo al tuo capo». La nottata è stata una delle peggiori della sua vita. Il giorno dopo aveva il giorno libero. E in modo del tutto inaspettato, il suo capo aveva chiamato per dirgli che non poteva far attendere una persona tutto quel tempo per un tragitto così breve. Per fortuna l'uomo aveva spiegato la situazione e tutto era finito lì, ma la rabbia nei confronti di quella donna era davvero alta. Non gli piace vendicarsi di qualcuno, ma stavolta voleva darle una lezione e farle capire che la vita di tutti è importante. La farmacista si era perfino permessa di chiamare la sua azienda di taxi e segnalare senza alcun motivo valido. Si era ricordato della farmacia dove lavorava la donna ed era andato a chiedere gli orari. Aveva scoperto quindi i turni che faceva ed era andato a comprare delle semplici vitamine da 2 euro, pagando con la stessa banconota da 5.000 rubli che gli aveva dato la donna. La sorpresa di quest'ultima era tanta, anzi era scioccata. Non pensava sarebbe tornato indietro a fare ciò. Comunque sia, aveva pagato, un po' arrabbiata, ma l'aveva fatto dandogli il resto. L'uomo però lo aveva fatto una seconda volta, specialmente ad inizio giornata. La mattina la cassa è meno piena, quindi era più difficile dare il cambio. Questa volta la donna era arrabbiatissima e non voleva dargli niente di resto. Proprio in quel momento aveva chiamato il direttore della farmacia che l'aveva ripresa chiedendo scusa al suo posto, al cliente. Morale della storia: mai fare brutti scherzi ai tassisti o agli Uber. Per quanto possa sembrare un lavoro semplice, non lo è per niente, specialmente la sera dove le strade diventano molto pericolose anche per loro e vorrebbero solo tornare a casa dalla loro famiglia. Con questo concludiamo, noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.